In un minuto, perché fisica delle particelle? Perché studia la materia nella sua forma più elementare, è semplice perché assieme alla cosmologia dà informazioni su come l'universo dal Big Bang ha evoluto fino ad oggi e quindi ci permette di capire l'universo lontano, l'universo vicino e anche in qualche modo il nostro posto dentro di esso. Qual è stato il periodo più emozionante della sua carriera? La curiosità scientifica è la vera molla per cui un fisico intraprende questo mestiere. E la curiosità scientifica può essere soddisfatta con lo studio e con la convinzione di aver visto una cosa nuova, oppure con il fatto che alcune congetture che qualcuno ha pensato, che tu hai pensato, sono effettivamente vere. E il momento più emozionante per me è stato molti anni fa, su qualcosa che in fondo non è poi così centrale come scoperta, ma stavo studiando il comportamento di un rivelatore di particelle e avevo raggiunto delle conclusioni diverse da quelle che si trovavano in letteratura. E quindi ho montato su un esperimento per verificare se queste mie congetture erano corrette. E alla fine, quando sono arrivati tutti quanti i pezzi per montare l'esperimento, sono rimasto 3 giorni e 3 notti in laboratorio a fare misure per scoprire che effettivamente ci avevo visto giusto e che le mie teorie erano corrette. E poi sulla base di questi pensieri e di queste idee abbiamo costruito un rivelatore che ha fatto la fisica all'EP del CERN per 15 anni e poi ho anche scritto un libro. C'è qualcosa dopo l'LHC? Oggi abbiamo in mano una teoria della fisica delle particelle, che si chiama modello standard, con alto potere predittivo e che descrive la gran parte delle misure che noi facciamo agli acceleratori, forse tutte. Però sappiamo che nell'universo c'è di più, sappiamo che c'è la materia oscura, che c'è l'energia oscura e queste sono fuori da quello che noi comunemente chiamiamo il modello standard. Per cui è molto probabile che nel futuro dovremo continuare a sperimentare alta energia per poter investigare ancora aspetti legati a queste domande aperte che abbiamo nella comprensione dell'universo. E la sperimentazione a più alta energia richiederà sicuramente lo studio di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di accelerazioni più potenti di quelli che abbiamo oggi e richiederà anche la tecnologia che ci permette di fare magneti ancora più potenti di quelli che abbiamo oggi. In questo modo si potranno raggiungere energie più elevate e nel frattempo, mentre questi programmi lunghi che serviranno di ricerca e sviluppo per avere in mano queste tecnologie, nel frattempo LHC continuerà a funzionare e continuerà a produrre molti bosoni di Higgs che noi studieremo in dettaglio e può essere che proprio studiando in dettaglio le proprietà del bosone di Higgs avremo una risposta a alcune di queste domande aperte che abbiamo oggi, come per esempio da dove viene la materia oscura.